Ciao a tutti bella gente di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo su un nuovo gioco particolare. E questo è un gioco che è da tanto tempo che ne sento parlare, dall'aspetto non mi ha mai attirato un granché, però su Steam ha delle recensioni molto molto positive, quindi ho detto, ma sì, dai, proviamolo, proviamolo, vediamo cos'è, magari diciamo che l'aspetto un po' tradisce le sue vere potenzialità. Vediamo questo gioco cosa ha da offrire. Eccoci qua. Ho avviato la partita. What? Cos'è? Salve. Sì, mi dica. Avvicinati. Un regalo per te. Ah, ma grazie. Indovina un po'. Cosa? Soldi gratis. Hai capito benissimo. Io ti darò del denaro. Gratis. Soldi gratis. Ma forse. Ora ti spiego come funziona. La tua città sarà sicuramente piena di cerpame, che occupa un sacco di spazio. Quindi io manderò nella tua città i miei robot e raccoglieranno tutta la roba c'è inutile. E tu non dovrai muovere un dito. Anzi, ti pagheranno. Soldi gratis. Ancora non mi credi? Va bene, allora fidati di lui. Chi? Per questo fidati di me, è proprio denaro gratis. Se l'ha detto lui, ci vediamo. Sentito te, l'avevo detto. Quindi la prossima volta che vedrai uno dei miei robot giganti che volano sulla tua città, lascialo lavorare tranquillamente. E io ti coprirò di soldi in un batter d'occhio. Fino a quel momento stammi bene e ricorda. Tu sei perfetto. Ma cos'è? Sunshine Inc., un mondo migliore ti aspetta. What? Ma cos'era? Ehi. Finalmente hai aperto gli occhi. Riesci a muoverti? Vediamo. Sì, ci muoviamo. Oh, ma abbiamo le gambe pure. E allora sì. Bene. Scusa se ti ho svegliato. Hai dormito tantissimo. Credo sia il momento di prendere una boccata d'aria. Ma scusi, chi è lei? Sono un fantasma. Sì. È pericoloso andare da soli, ecco. Hai tutto il mio sostegno morale, no? Allora se c'è il tuo sostegno morale. Si sentono dei rumori strani. Mi dispiace, ma sono un fantasma e non ho molto da offrirti. Grazie comunque lo stesso, eh? Abbassiamo un po' l'audio, ragazzi, perché. Ecco. È pericoloso. Sì, ma l'ho capito. Vabbè, andiamo. Che tempo fa? Che gioco è, scusate?
Ah, ma è un platform. Questa grossa roccia sembra poco solida. Se dovresti provare a calciarla. Come faccio a calciare? Ah, così. Wow, ma guarda che calci che diamo. Non so che essere vivente siamo. C'è un fungo. Ops. Ok, fino a qua ci siamo, eh. Ma siamo troppo atletici, ragazzi, veramente. Che te boba qua? Aspettate, faccio una torre. Vediamo. Ok. Mi sono bloccato, ragazzi. Sempre io sono. Mannaggia a me, mannaggia. Ma posso togliere sto coso? Mannaggia a me, mannaggia. Mi tocca ricominciare, ragazzi. Ecco, questo lo lasciamo qua. Possibilmente. Ora puoi metterti in marcia. Buona fortuna, sii prudente. Mandami delle cartoline. Vabbè. Ciao fantasmino. Stammi bene. Qui che dobbiamo fare? Siamo usciti dalle profondità della terra. Siamo un essere simpatico, ecco. Guardate che siamo proprio amabili, siamo amabili. Attenzione, non aprire questa porta. La bestia dorme qui, ma saremmo noi la bestia. Ma guardate come siamo dolci e simpatici, ma come possiamo essere definiti bestia? Che cos'è questo? Non ho capito cosa fare, vabbè, vediamo. Ma sì, prendiamo tutto a calci, ma che se ne frega. Che devo fare qua, no? Ma cos'è? Ehi là, come va? Bene, bene, mi rilasso qui nel campo, bravo uccellino. E non hai paura dello sfondapasseri? E non hai paura dello sfondapasseri? Stai scherzando? Sembra più spaventato lui di me. Effettivamente è sta mosca. Effettivamente. Non è molto spaventoso questo spaventapasseri. What? Ah, sappiamo anche nuotare, benissimo. What? Giuro che ho sentito un rumore. Proveniva dai campi. Ma sì, non ti preoccupare, saranno stati gli uccelli.
Non lo so, sembrava piuttosto minaccioso. Come? Il verso di una bestia che sta per divorarti? No, non c'è da scherzare. Potrebbe essere in agguato tra i campi, pronta ad assalirci appena ci voltiamo. Ehi, calmati. Nessuno ha mai visto la bestia. Ma saremmo noi la bestia? Probabilmente neanche esiste. Torniamo al villaggio. Guardate che bestia spaventosa che siamo. La bestia! È la bestia. Fai qualcosa. No, ci hanno imprigionati. La bestia si è svegliata. Ma cosa? Ma perché? Non ha fatto un aspetto feroce. Ecco, lui un po'. Me l'aspettava più grande. Ma ha distrutto il nostro ponte. Beh, sì, quello è vero. Ci siamo passati di sopra e l'abbiamo distrutto. Bestia, perché sei qui? Voglio mangiarvi tutti. Ma non mi pare che tu abbia una bocca. Effettivamente no. Non ha senso. Non capisco. Non fai molta paura. Senza offesa, ma non dovresti essere enorme e possente? Lo sono, più o meno. Che strano. Io credo che dovremmo liberarla. Sì, non credo che rappresenti un pericolo. A me non sembra proprio una bestia. E va bene, ti lasceremo andare. Però hai pur sempre distrutto il nostro ponte. Se apriamo la gabbia, ci aiuta a ripararlo? Ok, vedrò cosa posso fare. Bene, allora siamo d'accordo. Facci sapere tutto sto casino. Facci sapere quando il ponte sarà a posto. Ok, ma cosa fa? Mi sono la bestia. È molto diversa da quello che immaginavamo in base alla storia. Quale storia? La storia della bestia. In pratica parla di un mostro che vive sulla montagna. Beh, effettivamente siamo usciti dalla montagna. È stata tramandata di generazione in generazione e nessuno ne conosce l'origine. Ma chi dice ste cavolate? Ah, ma questo l'abbiamo visto all'inizio partita. Ma non c'entra niente col gioco. No, non penso. Allora, c'è da riparare questo ponte. Lasciami in pace. Guarisci mostro, ma che c'è qua dentro? Vabbè. No! Mi dispiace, ma non puoi andare. Perché no? Ci sono degli uccelli sul cavo, non posso mettere in funzione la funivia finché restano là. Ah, ok. Dobbiamo mandare via sti uccelli. Andate. Mannaggia. Aiuto. Dove stiamo andando? Ah, ma qui c'è. Posto segreto che abbiamo scoperto. Ma cos'è? Ma chi è? Fantastico, davvero fantastico. Prima mi distruggi la porta, poi ti distruggi in casa mia. Ma non, buon uomo, non sapevo che fosse casa sua. Oddio, buon uomo, non mi sembra un uomo. E ora hai mandato all'aria il mio tè. Mi dispiace. L'unico modo per salvare la situazione sarebbe giocare a nascondino con me. Ok, trovami.
Prova la roccia nascosta. Mai in un gioco io mi sarei aspettato di giocare a nascondino con una roccia. Sinceramente è la prima volta che mi capita. La mosca che c'è pure qua nella stanza mia è pure nel gioco, guardate, no? C'è un getto d'acqua. Ah, ma qui possiamo saltare. Benissimo. Scusi, lei chi è? Scusi, non l'ho fatta apposta, signor Pera. Io non credo che la leggenda della bestia sia vera. D'altronde la bestia saresti tu. Allora forse non è altro che una storia. Ma sì, è una storia inventata. Non so cosa pensare. Ma non c'è niente. Cosa c'è dietro l'albero? Apple. Una mela. Scusi. Ma cosa vuole? Ma mi lasci stare. Shop, c'è un negozio. Ma cosa vendono? Mi hanno detto di tenere chiusa la porta finché c'è la bestia in giro. Ma perché? Ma cosa sta facendo il signore? Vabbè. C'è un altro gentile signore. Hai aggiustato il ponte? No. Senza quel ponte non possiamo raggiungere i nostri terreni. Capisci cosa vuol dire? Il robot non tornerebbe più. E niente più soldi per noi. Il robot. Così. Sto cavolo di ponte, ora lo aggiusto, mannaggia. Sposti per favore. Buonomo, io ancora non mi fido di te, e nemmeno io. Nessuno si fida di noi. Devi imparare a sfogare la tua rabbia in altri modi. Ma non sono arrabbiato, io mi sto divertendo pacificamente, più o meno. Ah, qui è la roccia. Dove ho trovata? Ancora, ancora. Vabbè. Ma non è questa, no. Troppo facile. Se ti guardo con gli occhi socchiusi assomigli un po' alla bestia della leggenda. Forse sei proprio tu. Ma forse con gli occhi tutti chiusi. Guardate che essere gentile e amabile che sono, ma dai. No, non è la roccia che cerchiamo, il signor Roccia. Forse è questo il signor Roccia. Sto qui sopra, no? Vediamo. Signor Roccia, io la trovo sempre. Ma non sono la bestia, mannaggia. Ma dove stiamo andando? Sì, fatemi scendere. Tanto sappiamo nuotare. Ah, la bestia non affoga. Che cos'è? Ok, abbiamo messo una mela. Questo vassoio mi sa che ci vogliono altre due mele. E probabilmente poi si aprirà questa porta qua. Penso, dobbiamo trovare altre mele. Mettiamo il secchio. Ok. Mette mele, qui non ce ne sono. Vediamo sto ponte. Se lo possiamo riparare e in quale modo? Non saprei. Come lo ripariamo? Nemmeno io posso passare, mannaggia. No, no, saltiamo.
saltiamo e ci arriviamo. Ecco, ci siamo mimetizzati nell'albero. C'è un ragnetto. C'è un ragnetto. Perché mi hai svegliato? Devo sistemare quel ponte. L'hai rotto tu? Sì. Beh, prima di tutto perché l'hai danneggiato? Non lo sapevo che si rompeva. Rimedia tu ai tuoi errori. Mannaggia, che ragno antiquativo. Vabbè, ti meriti un calcio. Ah, ma abbiamo sistemato il ponte con la ragnatela del ragno. Ecco, a volte con i calci si risolvono le situazioni. Non fare mai più una cosa simile. Grazie al ragnetto dell'aiuto. Tra l'altro è una ragnatela molto resistente. Guarda ragnetto, siccome ti voglio bene, ti do un calcio così ritorni a casa. Aspettate, Ah, niente. Non si può. Non possiamo interagire più con il ragno a calci. La bestia ha sistemato il ponte. Bene, sì. Grazie al ragno pure. Mi merito una ricompensa. Hai aggiustato il ponte. Ti dobbiamo delle scuse. Ti credevamo un mostro spietato, ma ci sbagliavamo. Grazie. Puoi fermarti nel nostro villaggio quanto vuoi. Credo che il nostro pittore abbia un problema. Magari potessi andare a vedere cosa c'è che non va. Pittore? Vai a parlare con il pittore. Andiamo a parlare con questo pittore. Quindi lei sa dove è il pittore? I robot dovrebbero arrivare però non molto. Campionato di basket. Si gioca. Ah, ecco, ora ci fanno entrare. Salve. Si gioca il campionato di basket. Basket? Non conosci il basket? È lo sport più in voga di queste parti. Veramente anche l'unico. E sono stata io a inventarlo il mese scorso. Brava. Io trovo che sia un bel nome, nonostante tutte le critiche che ha ricevuto. Io sono la campionessa, nessuno mi ha ancora battuto. Tu sei qui per sfidarmi? Sì. Bene, la partita abbia inizio. Ma cosa? Ma che? Ah, è basket. Ok. Devi calciare il cocomero e mandarlo nel canestro a destra, mentre il mio canestro è quello a sinistra. Ok. Disegna 3 punti per primo, vince. Tutto chiaro? Sì. Sì. Ok. Allora, guardate. Mannaggia. No, dopo no. Guarda, ti tolga in mezzo. Io mi devo fare autocollo. Mannaggia. Che mi... Come faccio a segnare, mannaggia la miseria? No. Qui resteremo 0-0 per 3 ore. Così, signorina, ma cosa sta facendo? Dai, mannaggia, sì. Io ancora stavo esultando. Non vado così però, Bella.
mannaggia la miseria. Bello sto basket. Ho vinto, sei la campionessa. La prossima volta va più fortuna. Vabbè, non ci sarà una prossima volta perché eviterei. Vabbè, ti prendo a calcio pure la coppa. Tutto. Ciao. Dobbiamo andare a trovare sto Vittore. Così lei. Grazie per aver riparato il ponte. Beh, dopo averlo danneggiato. In effetti non so se ringraziarti o no. Accetta i miei dubbiosi ringraziamenti. Grazie. Signor Roccio è in giro nascosto, eh. Vediamo qua che ci vive. Scusi, lei è il pittore? Ho sentito dire che qualcuno in città sta cercando di promuovere un nuovo spot chiamato Baskic. Posso dire la mia e un nome subito, eh sì, anche per me. Che tanto, guarda, ti rimbalzo in testa, guarda. Ti cammino anche in testa. Andiamo, eh. Quegli uccelli sono là, ma... facciamo spostarli. Andiamo, sto pittore dove lavora. Andiamo lui. Non sei il ritratto della crudeltà come da leggenda. Sono crudele, sono crudelissimo. Potrei schiacciarti solo sedendomi su di te. Faccio piano. Vediamo cosa c'è in questo negozio. Guarda. Così. Ogni tanto mi parte il calcio. Hai mandato a rotoli la mia attività. Perché? Come, scusa? Proprio così. Io vendevo gadget della bestia, tazze, poster, peluche. La gente era terrorizzata ed entusiasta al tempo stesso. Quella roba andava via come il pane. Prima della tua comparsa stavo per far uscire la mia stupenda canzone Simply the Beast. Sarebbe stato un successo, ma sicuramente. Ma questo è come, diciamo... No, non voglio comprare questo peluche. Mi fa schifo. Ecco, la gente mi immaginava così. Ma noi invece siamo tenerissimi. Basta. No. Dai, no. Lasciamo stare la povera gente. Combattiamo. Ok. Scusi, lei. Alla fine la famosa bestia eri tu. Hai visto per uscire dal negozio? Non gli assomigli affatto. Meglio per te. E effettivamente è meglio così. Ah, eccolo qui, il pittore. Qualcosa non va? Ho perso l'ispirazione. È un disastro. Io sono un disastro. Mi hanno chiesto di disegnare una faccia per lo spaventapasseri, ma è piaciuta solo agli uccelli. Non era l'effetto voluto, mi sa. E questo non va bene. Gli uccelli dovrebbero spaventarsi. Si chiama spaventapasseri, dovrebbe spaventare i passeri. Io non ho la forza. Ma soprattutto ho perso la matita. Probabilmente l'ho lasciata in cantina però. Devo andare a vedere se è lì. Trova il cappello matita. Cos'è il cappello matita? Troviamo sta matita. Mi sa che è là. Cosa fa sto bottone? Ah, ok. Wow. Ecco.
cosa deve fare per la precisione. Ah, ecco, vabbè. Ok. Così riusciamo a saltare. Ok. Cappello matita. Ok, quindi torniamo dal pittore. Belli quadri, complimenti. Questo simbolo sembra un'altra cosa più che altro. È un po' vietato ai minori, diciamo. Mannaggia il pittore. Oh! Oh! Hai trovato la mia matita? Puoi tenerla, ma come? Io non sono all'altezza del mio compito. Credo che sia giunta la fine della mia carriera. Ma no, dai, non ti arrendere così. Sai come indossarla? E c'è una tela. È vuoto, ovviamente. Disegna una faccia per lo spaventato Asseri. Sicuramente ci riuscirai meglio di me. Ok, vediamo se siamo dei buoni pittori. Ok, Scusi. Siamo delle teste di matita. Tolga, per favore. È uno spaventapasseri. Ha una faccia spaventosa. Aspettate, facciamo il viso. Ecco, questo è il viso, no? Poi questi sono gli occhi un po' minacciosi. Poi cosa sto facendo? C'è il cappello rosso perché è segnale di pericolo, no? Questo dovrebbe essere un cappello. Io lo so che non sembra, però lo è. Fidatevi di me. Fidatevi di me. Forse ho sbagliato. Cioè, ho fatto solo la faccia. Vabbè. Sì, ecco, le proporzioni sono un po' sbagliate, però. E direi che così va bene. È spaventosissimo, sto. Cosa hai creato? Questo è un capolavoro, ma certo, modestamente. No! Non sapevo di questo tuo talento. E neanche io, sinceramente. Ora devi attaccare il disegno sulla testa dello spaventapasseri. Su, prendilo. Ma dovevo disegnare solo la faccia. A me sembrava tutto. Era giusto. Se tu smettessi di prendermi a calci, lo apprezzerei enormemente. Ma è più forte di me, non resisto. Ok, il disegno ce l'abbiamo nell'inventario, quindi andiamo. Ma cos'è quella nuvoletta che ci segue? Allora, ora gli uccellini non avranno più pace con il terribile spaventapasseri che ho creato. Ecco. Ora si è ritirato. Spaventatissimi, però. Fantastico, meraviglioso. Tutti gli uccelli si sono dileguati. Questa nuova faccia li ha spaventati per bene. Ma cos'è, un terremoto?
Fai bene? Sì, ma cos'era quella cosa? Cos'era? No! Immagino che avrei dovuto parlarti del robot. Vedi, qui nel villaggio coltiviamo mais, tanto mais. Abbiamo un accordo con la Sunshine Inc. e tutte le settimane viene qui uno dei loro robot a raccoglierlo. In cambio, i robot dispensano soldi a destra e a manca fra gli abitanti. Soldi gratis dappertutto. Scusa se non te l'ho detto prima, beh, almeno ha scacciato gli uccelli. Hai fatto un ottimo lavoro, grazie. Prego. Prego, prego. L'obiettivo principale è esplorare il mondo. Il signor Roccia dov'è? Miei cari amici, la mia distribuzione di denaro settimanale è iniziata già da un po'. Spero che abbiate gradito. Ovviamente io non ho ricevuto nulla. Ma oggi ho una sorpresa per voi. Una sorpresa? Come molti di voi sapranno, ho stabilito la sede centrale della Sunshine Inc. all'interno del vecchio vulcano. Si tratta di un posto magnifico e mi dispiace che nessuno di voi possa goderselo. Così ho deciso di regalare a uno di voi una visita gratuita. Ma purtroppo è rimasto un solo posto libero sul mio robocottero. Chi sarà il fortunato vincitore? Bene, ho il nome proprio qui con me. Oggi avrà l'onore di ammirare la sede centrale della Sunshine Inc. Eli, sono io. Vado nel vulcano. Vai, vai. Complimenti. Non muoverti mentre ti sollevo. Che bello. D'accordo, per oggi è tutto, tornerò la prossima settimana. E fino ad allora, godetevi i vostri soldi gratis. E ricordate, voi siete perfetti. Ciao ciao, babbei. Ma cos'è? Mister Sunshine è un uomo così buono? Sì, volevo che scegliesse me, che invidia. Magari la prossima volta. Questo Mr. Sunshine mi sembra una persona abbastanza rosca. So voi che ne pensate. Secondo me lì ci sono dei soldi. Ci arriviamo. Non ci arriviamo. Bene ragazzi, io direi che in questa puntata può bastare così. Nel prossimo gameplay continueremo ad esplorare questo mondo particolare, il mondo di Pikuniku, e vediamo quali altri eventi cadranno. Sono proprio curioso. E quindi è davvero tutto. Vi saluto. Ci vediamo alla prossima e come sempre in mille altre avventure. Ciao!